Ciao, la volta scorsa abbiamo visto la modalità Edit e abbiamo cominciato un po' ad utilizzarla. Ora vediamo un'altra modalità di modifiche dei disegni fatti. Riparto di nuovo in modalità 2D Animation e vi ricordo anche che tutte queste lezioni da ora in poi saranno sulla versione 2.83. Quindi vi invito anche ad andare a vedere il video sulle novità della nuova versione che vi permetterà di capire cosa c'è di nuovo, soprattutto riguardo agli argomenti già visti nel primo modulo. In particolare per quanto riguarda qui la palette dei colori e quindi l'utilizzo del colore dei segni. Allora, quando noi siamo in questa modalità 2D Animation, ormai la conosciamo bene e sappiamo che possiamo disegnare qualsiasi cosa con gli strumenti a nostra disposizione. E abbiamo anche visto la modalità Edit, quindi adesso sono in modalità Draw. Posso andare in modalità Edit e abbiamo visto che in modalità Edit, selezionando qui la selezione dei segni, posso cliccare su un singolo segno e spostarlo altrove. Sulla tela posso col maiuscolo selezionarne degli altri e ovviamente posso anche fare le cose che si fa comunemente in Blender, come ruotare, ridimensionare, oltre semplicemente a spostare. Questo è una delle modalità di modifica e questo appunto è l'edit mode. Abbiamo anche un'altra modalità di modifica che si chiama sculpt mode e vediamo che ci sono degli strumenti diversi. Lo sculpt mode funziona con dei pennelli, un po' come la modalità draw, però è una modalità di modifica. Quindi è, diciamo, una via di mezzo tra la modalità Edit e la modalità Draw. Siccome lavoriamo con dei pennelli, abbiamo a disposizione la classica icona del pennello sulla tela, quindi in questo momento un cerchio, e ormai sappiamo che con la F possiamo ingrandire e rimpicciolire il nostro pennello. Ma questi pennelli non disegnano, ma modificano il disegno. Vediamoli tutti dall'alto in basso. Allora, il primo si chiama Smooth e serve ad ammorbidire il segno. Quindi se voi lo passate su delle linee che hanno delle vibrazioni o delle irregolarità, la modalità smooth le ripulisce. Guardate, vado subito a fare un esempio. In modalità draw, invece che con pencil, prendo una penna, giusto perché si veda un po' di più il segno, faccio un segno molto irregolare, ma posso anche simulare l'idea di voler fare un segno pulito, ma che è venuto leggermente irregolare perché non sono riuscito a tenere la mano ferma. Andando in Sculpt Mode con questo pennello, passando sulla riga, la riga viene ammorbidita. Ovviamente, se il pennello è molto ampio, riesce a correggere imperfezioni anche molto ampie. Quindi vedete, sono scomparse completamente tutte le vibrazioni di questo segno e di questo. La forza di questa correzione è determinata dalla pressione che esercito sulla penna perché, come vediamo qui, come nella modalità draw, questo pennello ha un raggio e una forza e entrambi sono associati alla pressione sulla penna. Quindi ricordatevi, come al solito, che potete cambiare qui le impostazioni o potete, come al solito, cambiarle premendo tasto destro e quindi cambiandole al volo qui o con le scorciatoie F per la dimensione e maiuscolo F per la forza, niente di diverso dalla modalità di disegno. La seconda modalità serve a variare lo spessore del segno. Quindi, tra l'altro, notate che il pennello di nuovo è tornato a 25 pixel. Se riprendo lo smooth è di nuovo 136. Quindi, come al solito, la dimensione, le caratteristiche del pennello vengono ricordate. Qui vado a cambiare lo spessore del segno. Notate che è impostato un più. Quindi significa che se io passo su un segno, ecco che lo spessore viene modificato ingrossandolo. Anche qui più premo con la penna, più lo spessore si ingrossa di molto o altrimenti si riduce. Quindi attenzione a essere delicati in questo caso perché strength è a 1. Se io premo maiuscolo F e riduco strength, posso passare anche premendo di più con la penna. Ecco, trovo così a metà strada ed è un po' più facile controllare il tutto che non tenendo strength a 1. E quindi questo strumento mi permette facilmente di variare uno spessore di pennello, ma non solo semplicemente come facevamo col modifier di andare ad aumentarlo su tutto il segno, ma siccome è un pennello, posso proprio creare
delle modifiche pennellate in cui vado a cambiare lo spessore del segno solo in certi punti. Posso ovviamente premere su meno e fare il lavoro opposto, cioè restringere lo spessore, quindi ridurlo. Anche qui di nuovo maiuscolo F, riduco l'intensità e posso controllare maggiormente. La cosa interessante è che per passare dalla modalità inspessisci alla modalità riduci, posso anche semplicemente premere il tasto Ctrl sulla tastiera. Quindi adesso guardate, è in modalità più, quindi ingrossa, però se tengo premuto il tasto Ctrl e passo, fa esattamente l'incontrario, quindi il control attiva temporaneamente la modalità inversa dello stesso pennello. Se avete dimestichezza con lo sculpting in Blender, quindi con la scultura 3D, questo funzionamento è del tutto uguale. Un'altra cosa interessante che è in comune con gli strumenti di scultura è che se premo il tasto maiuscolo, qualsiasi sia lo strumento che ho in questo momento, trasforma l'attuale strumento nello strumento smooth. Quindi lo strumento smooth, il primo, non è necessario andare a prenderlo qui dai tool, ma potete in qualsiasi momento premere il tasto maiuscolo e ottenere la modalità smooth. Quest'altro pennello invece, se il primo variava lo spessore, il secondo varia la forza, e quindi anche qui adesso lo ingrandisco un po', la forza significa che quindi il segno diventa più opaco. Adesso quindi passando su questo segno, lo rendo più opaco. Come al solito, maiuscolo F, posso ridurre la forza di quello che sto facendo e quindi riuscire a essere più delicato in quello che faccio. E di nuovo col control attivo la modalità opposta. La forza può essere ridotta e quindi posso utilizzarlo anche come una specie di gomma, diciamo, perché finisce per rendere del tutto trasparente il segno quando è portato al suo estremo, il segno diventa completamente trasparente. Questo randomize, se vogliamo, possiamo viverlo un po' come il contrario di smooth, nel senso che applica della casualità al segno e, per esempio, appunto, applicandolo su questa linea diritta, finisce per renderla molto irregolare. Notate, tra l'altro, che in questo momento sta agendo sulla posizione. Come anche gli altri pennelli, qui nella palette abbiamo altre opzioni che erano disponibili anche per i pennelli precedenti. Appunto, vedete qui viene aggiunta della casualità alla posizione, ma io posso aggiungere della casualità invece, per esempio, a strength, e quindi se lo passo finisco per dare una casualità alla forza e quindi all'opacità. Oppure potrei assegnarla allo spessore ed ecco che lo spessore diventa casuale. Oppure alle UV, e questo ovviamente interessa solo nel momento in cui sul nostro segno ci sia una texture applicata. Ovviamente posso applicare anche tutte queste varianti tutte insieme. Lo smooth in questo momento, se lo richiamo con lo shift, fa uno smooth semplicemente della posizione. Ma attenzione che andando a selezionare lo strumento in questione, anche per lo smooth posso decidere di applicare smooth a thickness e quindi a correggere lo spessore o correggere la forza e quindi ammorbidire queste casualità che ho messo. Per esempio, ecco qui, ho ammorbidito lo spessore. Dopo randomize abbiamo grab. Grab ci consente di effettuare degli scostamenti del segno. Prendo un pennello un po' più grande per riuscire a vederlo bene. Se trascino questo segno, vedete, posso portare lontano il punto che, diciamo, ho prelevato col pennello, perché adesso ho un pennello abbastanza grosso e quindi vedete ha preso questa distanza. Se io annullo e prendo un pennello più piccolo, trascino via la parte centrale del segno e quindi solo una parte ridotta. Ricordatevi che lavora sui punti che ci sono, come in questa situazione che ho fatto qui. Ormai qua giù ho un punto, ma qui in mezzo non ce n'è più. Se andiamo in modalità Edit, possiamo notare, e scelgo punti, possiamo notare che questo segno adesso, vediamo che è fatto dai seguenti punti. Io ho spostato questo, qua in mezzo non c'è nulla da poter spostare e quindi nella modalità Sculpt, anche se cerco di trascinare questa parte qui, non ottengo niente. Posso ritrascinare su questo punto e poi trascinarlo, però vedete che in questo momento, usando lo strumento Grab, si può notare facilmente che mentre qui avevo molti punti, nel momento in cui comincio a spostarli, mi ritrovo ad aver ridotto la qualità del mio segno.
È chiaro che può venirmi in aiuto un modifier di quelli che abbiamo visto ancora diverse lezioni fa, per esempio il modifier subdivide mi permette di aggiungere dei punti, come vedete, e se aumento anche questo valore a 2, vedete, adesso ho molti più punti qui in mezzo e in Sculpt Mode posso giocare di più con i punti qui in mezzo. Qua avevo una sola linea, l'ho trasformata in un'intera figura, non è il modo migliore di procedere se non si vuole appunto che i punti si dispongano in una maniera del tutto irregolare, insomma. Adesso ovviamente non posso applicare il modifier perché sono in modalità Sculpt Edit. Comunque eventualmente potete anche andare in modalità Edit e trascinare i singoli punti. Questo strumento Push è molto simile a Grab, al punto che ci si potrebbe chiedere qual è la differenza. Perché, come vedete, ha un effetto del tutto simile. Trascino altrove il disegno. Per capire la differenza, possiamo semplicemente fare questo esempio. Se io prendo qui un punto e comincio a trascinare con questo strumento, come vedete, come se portassi un dito sulla tela e trascinassi via tutto. Mentre invece, se lo faccio con lo strumento Grab, la stessa cosa, quello che si sposta è solo la prima zona sulla quale ho cliccato. Quindi è quella la principale differenza. Lo strumento Grab sposta solo quei punti che stavano all'interno del pennello. Push è molto più simile a passare un dito sulla tela e quindi a ottenere una deformazione completa di tutti i punti sui quali si passa. Twist è un po' meno utile se vogliamo, però non fa altro che arricciare attorno alla posizione dove si fa click e se si tiene premuto a lungo finisce proprio per arrotolare nel vero senso della parola e posso anche muovere il mouse per creare una chiocciola, diciamo. E anche qui col tasto Ctrl posso girare in direzione opposta. In questo caso adesso, per esempio, posso premere Shift e andare a rimettere in ordine. Notate che sta rimettendo in ordine non perfettamente, meglio che vada qui a prendere lo strumento Smooth, mi risposto quassù per vedere e vedo che Affect Position non è cliccato ed è il motivo per il quale non funzionava. Prendo Grab con un pennello un po' più grande e posso di nuovo correggere un pochettino qui. Vedete, alla fine Grab serve a fare queste cose, delle piccole correzioni, e poi con Smooth posso tornare a ridare al segno rotondità che aveva. Quest'altro strumento, un Pinch, serve ad avvicinare i punti tra loro. Quindi, se voi avete un pennello molto grande, usate Pinch, come vedete, convergono verso il centro del pennello e quindi serve ad attirare tra di loro i segni. Con il Ctrl fa la cosa opposta, cioè li allontana dal centro e quindi diciamo fa un effetto lente di ingrandimento. Adesso per esempio vado di nuovo a prendere Thickness qui e in modalità più vado ad inspessire questi segni qui dell'occhio e ho corretto quelle cose che avevo ridotto male prima. Quest'ultima funzione, clone, funziona se prima abbiamo utilizzato la modalità edit per selezionare. Perché guardate, se io adesso la uso, dà un errore che è copia alcuni segni negli appunti prima di usare il clone brush. Quindi guardate, se io adesso vado in edit mode, seleziono dei segni, per esempio, questo segno, anzi prendiamo questo che è un po' più vario. E lo seleziono con la modalità segno, così sono sicuro di selezionare l'intero segno e premo Ctrl C per copiarlo. In qualsiasi momento potrei premere Ctrl V e ho una copia e la posso spostare e questo funziona in Edit Mode. Ma se io sono in Sculpt Mode, adesso che ho premuto Ctrl C con un segno, posso usare questo strumento Clona e in pratica è un pennello che pennella con l'ultimo segno che avete copiato nella clipboard. Anche se qua ingrandite o diminuite la dimensione del pennello, non cambia niente perché va a copiare il segno precedente. Quindi ricordatevi che pur essendo in Sculpt Mode funziona solo se prima siete andati in Edit Mode a selezionare qualcosa. Andiamo a vedere un'altra opzione che è interessante soprattutto per lo strumento Grab e che comunque è un'opzione disponibile per molti pennelli. Guardate, abbiamo visto che usando Grab porto via un punto, però in qualche modo vengono coinvolti anche i punti
che stanno all'interno della forma del pennello, ma nella parte, diciamo, più lontana dal centro, quindi l'intero cerchio del pennello è coinvolto. Ma i punti intermedi sono coinvolti in maniera diversa e c'è questo fall off, si chiama, questa ricaduta, diciamo, dello scostamento sugli altri punti. Questo fall off può essere cambiato da queste opzioni qua. Abbiamo in questo momento fall off smooth. Guardate, se invece di smooth io scelgo constant, adesso col mio pennello così trascino e trascino effettivamente via per intero quello che c'è nella forma del pennello, così com'è. Quindi senza alcun fall off. E allo stesso modo avete altre possibilità. Se scegliete sphere, viene portato via in una forma tondeggiante. Ci sono varie forme a disposizione. Sharp porta via la punta. E quindi diciamo che questa curva vi dà un'idea di quello che succede. Per cui, per esempio, voi potreste avere in modalità draw mode disegnato un rettangolo, dopodiché andate in modalità sculpt e così potete facilmente trasformarlo in una finestra, per esempio. Ma se scegliamo root e vado a ingrandire un po' il pennello, possiamo ottenere forme diverse per la finestra. Questi valori di fall off possono essere interessanti appunto nel momento in cui volete usare lo sculpt mode per ottenere forme diverse. L'altra opzione che c'è qui, cursor, vi permette o meno di vedere il vostro pennello. Vedete, se tirate via, adesso sculpt funziona ugualmente, ma non vedete il pennello. E siccome potreste avere un disegno colorato e se questo colore di cursore non vi piace, voi potete cambiarlo in qualsiasi momento con un altro, e vedete adesso il cursore è di colore verde. Questa opzione è disponibile anche qui sotto cursor e quindi potete cambiare la visibilità del cursore, solo una questione visiva, perché magari in base al vostro disegno potreste volere qualcosa che viene evidenziato meglio. Ora che abbiamo dato un'occhiata ai tool di Sculpt, possiamo tornare un momento in Edit Mode, che è quello che abbiamo guardato l'altro giorno. Finora l'abbiamo usato in modalità Stroke, per cui posso selezionare una singola pennellata e spostarla, ruotarla. Però abbiamo visto anche un attimo fa che c'è questa modalità a punti. Possiamo ora cliccare su dei punti e selezionarli. Notate che non riesco a selezionare questi in mezzo perché questi qui sono stati creati dal modifier Subdivide. Adesso semplicemente lo vado a rimuovere e vedrete infatti che questi punti non ci sono, quindi per quello non riuscivo a selezionarli. Dovreste applicare il modifier per riuscire a selezionarli. Comunque ricordatevi adesso che con il maiuscolo possiamo scegliere più di un punto contemporaneamente, altrimenti con CTRL tasto destro possiamo fare una selezione lazo attorno a dei punti che vogliamo spostare e possiamo spostare, ridimensionare e ruotare anche i singoli punti di un segno. Abbiamo anche qui la possibilità di definire un fall off nel momento in cui attiviamo l'opzione di fall off sullo spostamento o comunque sulla selezione, che si attiva con quest'iconcina qui. Quest'iconcina qui, che si attiva anche con la O sulla tastiera, in pratica estende la nostra selezione oltre al punto che abbiamo selezionato su una certa area. Si chiama Proportional Editing, è attivabile in Blender anche nella normale modifica dei poligoni. Adesso se premo O lo disattivo e quindi selezionando per esempio questo singolo punto e spostandolo si sposta solo lui. Però se premo O ho attivato la modalità proporzionale e ora premendo G si sposta questo punto ma anche tutti i punti compresi in questo cerchio che vediamo a schermo. È possibile cambiarlo con la rotellina del mouse, quindi riducendo con la rotellina del mouse mentre ancora mi sto muovendo, riducendo questo cerchio, riduco la zona che viene influenzata da questo spostamento. Torno a fare un esempio con un rettangolo qui e vado in modalità questa volta Edit e seleziono il punto qui in mezzo. Notate che è rimasto selezionato il fall off, occhio che se lo ricorda e quindi come tutte le cose poi magari vi chiedete perché sta funzionando in un modo strano, andate a dare un'occhiata quando l'avete attivato. Se ora premo G e comincio a spostare questo punto, come vedete anche qui questo fall off ha una forma che è questa.
Posso cambiarla, come abbiamo visto per lo sculpt, posso andare a cambiarla qui con un'altra forma e per esempio dargli questa forma, e quindi adesso ho il fall off con una forma diversa. E notate anche che posso cambiare in corsa la dimensione della zona che viene influenzata, per cui potrei cominciare molto largo, cominciare a spostare molti punti e poi mano a mano che mi sposto, se riduco la zona, il risultato è diverso da quello che se avessi selezionato una zona più piccola fin dall'inizio. Quindi questa modalità proporzionale sull'edit mode è abbastanza simile al grab, possiamo andare a fare una cosa molto simile. C'è un'altra cosa sulla quale vorrei portare un po' di attenzione. Come mai in modalità sculpt c'è questa possibilità di scegliere un tipo di selezione, punti, linee o linee che stanno al di fuori degli altri segni? Perché se noi abbiamo fatto una selezione in edit mode, e in questo momento c'è, perché in edit mode abbiamo selezionato questa forma, per esempio andiamo ad aggiungerci, sempre col solito control, andiamo ad aggiungerci anche quest'altra. Ho aggiunto questi punti, essendo in modalità punti, tra l'altro come vedete qua giù mi ha preso anche qualche puntino di quest'altra forma, in questo momento non importa. Se io vado in sculpt mode, normalmente qui non c'è selezionato nulla e quindi in sculpt mode posso ritoccare qualsiasi cosa. Ma se voi attivate una di queste modalità, vedrete che la modalità sculpt agisce solo sui punti selezionati, vi vengono evidenziati tra l'altro come se fossimo in edit mode, ma siamo ancora in sculpt mode e quindi voi potete fare le cose che fate normalmente in sculpt mode, ma non agite su quello che sta al di fuori della selezione. E ovviamente anche qui possiamo andare a scegliere per stroke, e quindi vedete, per esempio, avendo scelto stroke, adesso questo pezzettino in più che prima era selezionato solo per alcuni punti, adesso è stato selezionato per intero, perché ora sono passato alla modalità di selezione linea, e quindi se torno alla selezione punti me li ritrovo selezionati tutti, la mia selezione è cambiata. Quest'ultimo seleziona solo i punti che sono al di fuori di un incrocio con un altro segno, è più facile vederlo in edit mode. Guardate, adesso vado in edit mode e ho ancora questa selezione, però voi sapete che cliccando altrove la selezione cambia. Premo seleziona segno e seleziono dei segni. Se premo questa selezione, mi selezionerà i punti dei segni che stanno oltre l'incrocio con altri, per cui per esempio posso premere qui X e cancellare questi punti qui e mi seleziona, vedete, quelli che escono, X, e cancello questi punti. Io ho ripulito questo incrocio ma riuscito. O per esempio posso farlo qui e vedete, ho selezionato questi. E adesso che li ho selezionati, invece che X, potrei anche andare in sculpt mode e con grab andare a riportarli dove erano, perché ho attivato la selection mask attiva come era nella modalità edit. Visto che abbiamo dato un'occhiata a varie modalità di modifica, torniamo in edit mode ed esploriamo un attimo queste ultime tool di modifica. Il tool Extrudi permette, a partire da un segno o da un punto che c'è già, per esempio seleziono i punti, clicco su questo singolo punto, con lo strumento Extrudi qua c'è un tasto più che se lo premo posso spostare questo punto e diciamo creare dei nuovi punti portandoli fuori, quindi anche qui posso selezionare questo punto e non è necessario che io clicchi per forza su questo più, posso cliccare in un punto qualsiasi e trascinare nella direzione voluta e come vedete il segno viene portato fuori. Quest'altro strumento è lo strumento Radius, Alt S, che serve a cambiare lo spessore del segno e quindi in pratica trascinandolo, come vedete, ovviamente ho selezionato un solo punto. Se io scelgo seleziona segno e clicco, magari seleziono questo insieme di segni, con questo strumento posso facilmente cambiare lo spessore del segno. Ovviamente è più facile utilizzare le scorciatoie da tastiera, per cui se seleziono un punto qui e premo E, estrudo e vedete continuo ad estrudere punti. Se seleziono un segno, questo, e premo Alt S e trascino, ne cambio facilmente lo spessore. Quest'altro Bend
maiuscolo W serve a incurvare rispetto al centro una determinata parte del disegno. Quindi seleziono questi punti, per esempio, posso premere Shift W per Bend e li va a incurvare rispetto al centro. Quest'altro strumento invece è Shear e ha delle varie opzioni e permette in pratica uno scostamento, se adesso lo premo, uno scostamento della forma in questa direzione, oppure selezionando questo To Sphere lo tende a portare verso una sfera, qualsiasi cosa voi selezioniate. Vedete, adesso la selezione comprende tutto quanto e la deforma. Possono essere più o meno utili a seconda di quello che volete fare, però ci sono anche questi a disposizione. Quest'ultimo strumento serve a modificare un riempimento di Grease Pencil. Per esempio, adesso ho selezionato questo segno, vado nei materiali, seleziono Solid Fill, questo grigio, e faccio Assign. In questo modo ho assegnato a questa selezione un materiale diverso, che è questo qui. Se invece del colore grigio fosse riempito per esempio con un gradiente, con questo strumento posso modificare la posizione del gradiente. Vale la stessa cosa anche per una texture, può essere visivamente molto più facile modificarlo con questo strumento che non cambiando i valori che ci sono inseriti qui. Quindi abbiamo dato un'occhiata a tutti i principali strumenti di Edit Mode, di Sculpt Mode, e vedrete che questi saranno molto utili in fase di animazione e capiremo velocemente il perché. Per intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione.